Cari amici, tanti saluti da Serafino Massoni. Oggi è venerdì 3 febbraio 2012 e sono ora circa le 9 del mattino. Violenza in famiglia, le prove. E in alcuni miei video precedenti, uno è intitolato Cosa vogliono le donne, poi ce n'è uno successivo di... uno successivo intitolato Una brava sposina. Allora, cosa vogliono le donne? E poi Una brava sposina. Vi avevo detto che ci sono più morti ammazzati in famiglia e che non a causa di 'ndrangheta, camorra, mafia e sacra corona unite tutte messe insieme. Ogni anno vengono più ammazzate persone, di solito donne, dentro la famiglia monogamica patriarcale che non a causa di camorra, 'ndrangheta, mafia e sacra corona unita messe insieme. Parlo di morti ammazzate, delle morti ammazzate, non parlo di altre violenze, d'accordo? Delle botte vi di seguito. E siccome il mio è un discorso che non piace, perché i giovani non le vogliono sentire queste cose, e i giovani ci vogliono sposare in pace, no? Ma io non ho il compito di diffondere menzogne o di diffondere illusioni, io dico la verità nuda e cruda. Allora qualche giovane amico che si vede che vuole convolare giuste nozze e senza pensarci tanto sopra, mi dice no, non è vero, magari si sta tanto bene in famiglia, vogliamo le prove. Ma io le prove le ho date in tanti video e adesso ve le ridò, santo cielo, un'altra volta ve le ridò. Quotidiano Net, Eurispes, uno omicidio, non parlo mica delle botte, dei cazzotti, omicidio, non parlo mica dei cazzotti, dei calci nel ventre, no, parlo solo di omicidi, capito? No, di tutto il resto, delle violenze fisiche e psicologiche che non conducono alla morte, parlo solo degli omicidi. Quotidiano Net, Eurispes, un omicidio in famiglia ogni 3 giorni? Allora leggiamo un po', poi ve lo faccio, poi ve lo metto il link di questo articolo, capito? Ve lo metto poi, ve lo metto, purtroppo sono messo male col PC, vabbè. Allora, Roma, 28 gennaio 2011, è recente, no? Un anno fa. Omicidi in famiglia, circa 10 al mese, con una media di un assassinio ogni tre giorni, in famiglia, si parla della famiglia. Si sono verificati nel bel paese tra il 2009 e il 2010, un totale che farà brividire, 235, solo ammazzati in famiglia, solo ammazzati, non di tutte le altre infinite violenze, capito? Fisiche e psicologiche. Nella maggior parte dei casi l'assassino è un uomo, la vittima è una donna. Il campione, e poi si continua, che non ve lo posso, vi darò il link, cari amici, vi darò il link. Stamattina ho detto a tanti amici, guardate amici, che di certe notizie non ne parla la stampa nazionale e neanche la TV, queste sono notizie che trovate sulla stampa locale, cari amici. Soffoca la convivente con il cuscino. Colpita anche con calci e pugni, la ragazza 26 anni è riuscita a sfuggire, ha trovato rifugio dalla vicina di casa, però il convivente aveva cercato di soffocarla e non c'è riuscito. Questo per esempio non sarà mai un omicidio, capito? Non sarà mai calcolato in questa statistica dell'Eurispe, perché non è un suicidio, ma quella lì, questa è la voce di Mantova odierna. Prima pagina, venerdì 3 febbraio 2012, non sarà mai calcolato tra gli omicidi questo evento qua, capito? Non sarà mai calcolato tra gli omicidi, ma che se dovessimo fare il conto di queste cosucce qua, cari amici, cosa salta fuori? Dice, perché ce le dice Serafino Massoni queste cose? Perché io vi dico, ma riflettete, perché lo scopo, la finalità di questa web TV pubblica è quella di ridurre il numero delle sofferenze. È per questo che io vi ho fatto anche il video, tanti video intitolati patti prematrimoniali,
patti prematrimoniali, perché non è che con i patti prematrimoniali potete evitare che venga assassinata la partner, però con i patti prematrimoniali, quando le cose non vanno, patti prematrimoniali che possono essere anche patti preunioni, preunione, no? Carta parla, villan dorme, scripta manent verba volant. E per questo è che vi ho fatto il video intitolato patti prematrimoniali. D'accordo? Mettetevi d'accordo prima e siate consapevoli di queste statistiche, che tra le statistiche dell'Eurispes parlano solo dai morti ammazzati in famiglia, quasi tutte donne. La mafia è mafia, camorra, 'ndrangheta, Sacra Corona Unita, non ammazzano ogni anno 235 persone, capito? Per questo che vi dico sempre, ma voi vi dovete fidare di Serafino Massoni, che vi dico sempre che ci sono più morti ammazzati in famiglia che non per colpa di camorra, 'ndrangheta, mafia e Sacra Corona Unita messi insieme, d'accordo? Senza parlare di tutte le altre violenze in famiglia che non conducono alla morte. Ecco, non conducono alla morte. Per esempio, questo caso, l'Eurispes, non lo potrà mai rendere oggetto di statistica, perché questa non è stata uccisa. C'era l'intenzione di ucciderla, ma lei è riuscita a scappare. Si è rifugiata da una vicina di casa. E poi sono arrivati i carabinieri e l'hanno portata al pronto soccorso, capito? Capito? E poi tante cosucce non vengono neanche denunciate ai carabinieri. Ecco cos'è, cari, ecco che cos'è. Ma dovete saperle queste cose. Tante volte vi ho detto che non sono vere le cose che si raccontano nelle favole, che finiscono con la frasetta ed essi vissero felici e contenti. Perché se la narrazione continuava, e magari il narratore doveva contemplare i casi che sono contemplati dall'Eurispes e anche quelli che sono contemplati dalla stampa provinciale, perché queste cose qua voi non le trovate sulla Repubblica, sul Corriere della Sera, sulla Stampa e sul Messaggero, le trovate soltanto nei quotidiani locali, oppure se volete trovarli sulla Repubblica o sul Corriere della Sera dovete andare a vedere i vari inserti regionali, capito? D'accordo? E mica tutti vanno a guardargli gli inserti regionali. La televisione, le televisioni, per esempio, di questi casi qua non ne parlano, perché dicono de minimis non curat pretor, cioè il pretore non si cura delle, le chiamano sciocchezze queste, capito? Le chiamano sciocchezze. Va bene, cari amici, ma voi dovete credere a Serafino Massoni. E io mica posso ogni volta che faccio un video tornare sui motori di ricerca, tirar fuori le statistiche, che potete farlo pure voi, santo cielo, questo lavoro, perché dovete farlo a me? Credetemi, cari amici, sapete che diceva Gesù a San Tommaso, no? San Tommaso, tu hai creduto perché hai verificato, ma beati coloro che crederanno senza aver verificato. Io non sono Gesù, però voi dovete, lo sapete che io di menzogne non ve ne ho mai dette, cari amici, mai, mai, mai dette. Cioè, io vi rendo consapevoli della realtà del matrimonio monogamico patriarcale, in maniera che quando voi andrete a sposarvi o a fare un'unione di fatto, non ci andiate con inconsapevolezza, perché poi ci restate male. Se non avete una consapevolezza a priori che vi dà Serafino Massoni, dopo, quando voi vi sposate o fate l'unione di fatto, le cose vanno male, voi ci restate troppo male. Se invece ci andate con le notizie che vi dà Serafino Massoni, in un certo senso siete immunizzati, capito, cari amici? È questa la funzione di questa web TV pubblica, capito, cari amici? Va bene, beati coloro che credono, d'accordo? Beati coloro che credono senza far tante domande. Ma io le cose, le prove ve le do, c'è scritto qua, violenze in famiglia, le prove. E ricordatevi che io vi ho fatto vedere le statistiche solo delle morte ammazzate in famiglia, perché poi ci sono le statistiche sulle violenze che non conducono all'assassinio. Ma quante sono quelle violenze, cari amici, quante sono? Sono tali da far tremare le vene, i polsi. Va bene, va bene. Amici, sposatevi lo stesso, fate lo stesso la vostra unione, ma con consapevolezza.
in maniera che quando poi accadono le cose brutte, cioè che l'amore se n'è andato per i fatti suoi, voi non ce li state troppo male, capito? Va bene, cari amici, va bene. Grazie se mi avete ascoltato e a tutti voi tanti saluti da Serafino Massoni.